Con il governo Meloni torna l'Italia del merito e della chiarezza. È finita l'era delle nomine ad amichetti e al solito giro della sinistra. E al tempo stesso sull'immigrazione regole chiare. Con il patto Italia-Albania si delinea una nuova politica per l'immigrazione e la difesa dei nostri confini. Onorevole, mi scusi, lei ha parlato di finito il tempo degli amichetti, dell'amichettismo, ma ci può dire i nomi? Chi sono questi amichetti? Non ci sono nomi da fare. Credo che le persone siano abbastanza intelligenti per in ogni singoli caso trarre le loro conclusioni. Senta, invece sulle regionali, la Lega in qualche modo ha fatto un passo indietro, Forza Italia però insiste, diciamo, sulla Basilicata con Bardi, dovrà però in qualche modo scendere a compromessi da questo punto di vista? No, non ci sono compromessi, c'è una normale dialettica tra partiti che sono uniti al governo non soltanto della nazione ma in tante regioni vincenti. Da caso Pozzolo invece, che cosa avete, diciamo, è stato sospeso, quindi non fa più parte del partito, il fatto di essere risultato positivo allo STUC, voi lo immaginavate o Non faccio valutazione sullo STUB o non lo STUB. La valutazione che c'era da fare è stata fatta, che è quella relativa alla sospensione. Cioè chi ha un'arma la deve custodire, ovviamente in maniera legittima, deve custodirla in maniera rigorosa ed è per questo che è stato sospeso e definito ai Piero Milini. Questa è la valutazione politica di Fratelli d'Italia. Grazie.